Priolo lancia il progetto di realizzazione di un impianto di inertizzazione dell'amianto nell'area ad alto rischio ambientale. Il progetto è stato presentato da Paolo Tuccitto, che ha brevettato l'impianto, il primo al mondo che rende innocue le fibre di amianto. Il primo progetto al mondo di economia circolare che prevede il riutilizzo e il riciclo di materiali cancerogeni e l'ottenimento quindi di una materia prima seconda che può essere impiegata in varie applicazioni industriali. È un processo fondamentalmente di carattere termico, è un processo termochimico che utilizza dei forni in atmosfera controllata attraverso i quali si riesce in tempi relativamente brevi ad ottenere una materia, un silicato inerte che viene classificato fosterite. Paradossalmente la fosterite è un materiale di origine meteoritica e oggi ci sono degli studi, soprattutto negli Stati Uniti, che producono fosterite a livello artificiale per cercare applicazione nell'ambito strategico. Tant'è che i miei brevetti prevedono anche l'utilizzo e il riutilizzo di questa materia prima in industrie strategiche come armamenti, industria bellica, della difesa, aerospazio e anche nell'ambito delle centrali nucleari, in sostituzione del materiale che oggi è applicato e viene chiamato zirconio. Quindi diciamo che è una tecnologia 4.0 immediatamente disponibile, l'industrializzazione può essere effettuata in tempi brevissimi e quindi con questo il nostro obiettivo è quello di bonificare in prima persona le aree diciamo contaminate e quindi produrre materia prima da poter essere riutilizzata. Questo è un banco di prova di Aria Vasta che raccoglie questi invito e il raggruppamento di questi dei 6 comuni interessati e sono anche comuni che fanno parte delle aree siti di interesse nazionale, quindi aree fortemente industrializzate e fortemente inquinate. In tema di amianto il comune di Siracusa lo ha affrontato e lo affronta quotidianamente, sono recentissimi molti sequestri per presenza di manufatti in amianto e ci siamo dotati anche di un piano comunale amianto proprio per fare la mappatura di tutti i manufatti presenti in amianto nelle strutture negli immobili comunali. Fare questa operazione di area vasta è molto importante in questo periodo perché il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede al primo posto la cura dell'ambiente e la creazione di impianti che possano servire per il trattamento e il recupero dei rifiuti. In questo caso il recupero crea anche una economia circolare che sta alla base del piano rifiuti zero che è alla base delle normative europee. Gli scienziati trovano la loro ricerca e trovano queste soluzioni per inertizzare questo che ormai è diventato la questione dell'amianto. Noi qua in Sicilia e precisamente nel Siracusano abbiamo avuto tante vittime, è importantissima. Se questa ricerca fatta, come dice il professore, ha avuto già i primi esiti delle prime verifiche, io dico è un'idea che si può portare avanti. Diciamo intanto che cos'è l'amianto, sono quelle fibre che arrivate dentro i polmoni nell'arco di 15-20 anni fanno venire il tumore maligno chiamato mesotelioma. Abbiamo fatto questa legge nel 2014, è stata pubblicata, abbiamo messo dentro il cronoprogramma e anche le risorse per fare 2 centri di inertizzazione dell'amianto. Quando poi sono stato sbattuto fuori dall'assemblea perché si era venduto il presidente del CGA, si era venduta la sentenza e mi ha fatto tornare a votare, non l'ha cancellato, lo dovete, questo lo dico io che sono responsabile, quella legge è stata messa da parte. Con grave nocumento delle persone, specialmente dei bambini che vanno a scuola, e tutti gli edifici costruiti prima del 1992, epoca in cui fu fatta la legge 257 con la quale veniva fatto divieto di produrre l'amianto, tutti, scuole, ospedale, prefetture, tutte quelle costruite prima, gli edifici costruiti prima del 92, hanno tutti dei lastroni di cemento amianto. Allora bisogna fare una persona. Fatta la legge del 92 che bloccava la produzione dell'amianto, adesso bisogna procedere a togliere l'amianto. Amianto è anche quelle vasche di Ethernet che sono sopra le case dove il contenitore di acqua. Amianto sono mille cose che vengono prese e buttate in campagna, che col vento, con l'acqua si rombono e fanno uscire queste fibre di amianto che sono mortali. Finalmente lungo questo pellegrinaggio che abbiamo fatto insieme
al segretario regionale dell'ONA, Calogero Vicario, assieme al segretario nazionale dell'ONA, l'avvocato Bonanni, abbiamo incrociato Tuccitto, che è un siculo toscano che si è inventato due cose, due modalità per poter procedere rapidamente, in tempi celeri e in quantità enormi, la inertizzazione dell'amianto. Cosa ho pensato? I sei sindaci dell'area d'alto rischio ambientale, che è un'altra delle cose fatte 28 anni fa da me, che poi è stata messa da parte dimenticata, mettendosi insieme possono fare pressione a livello regionale e nazionale, perché ricordo a me stesso e a chi ci ascolta che la Comunità Europea, come primo punto all'ordine del giorno della spesa delle risorse dell'Europa, ha messo l'ambiente. L'ambiente. Allora, questa è una delle cause principali di distruzione dell'ambiente. L'amianto, la perite, l'inquinamento delle zone industriali, le vasche che sono scoperte, i fumi che vengono fuori, lo zolfo, l'anidride carbonica, tutte cose che non possono essere oggetto solo di chiacchiere. Dobbiamo agire ora. Se non ora.